cioè i passi che in 4 anni, come sappiamo, allora nel 2008 il nostro albero ha avuto da parte dell'UNESCO il riconoscimento come albero messaggero di pace. E noi successivamente abbiamo pensato, insieme al Club UNESCO e al suo presidente Nellina, di ogni anno ricordare questo evento importantissimo per il territorio e per tutto, di il 18 maggio festeggiare appunto questo avvenimento e di cercare di esportare anche fuori questo nostro albero, che tra altre cose non è solamente per la bellezza in se stesso dell'albero per quanto riguarda la storia che rappresenta, ma per il nostro territorio è anche importante da un punto di vista economico, perché cioè, molti turisti ogni anno vengono qui a Sant'Alfio appunto per venire a visitare questo albero. Quindi, ma non era solamente questo, giustamente la cosa più importante era quella da un punto di vista culturale, e trattandosi appunto di albero messaggero di pace, ogni anno si è cercato di premiare. Infatti ora magari cioè, le cose uno le dimentica presto, vedendo le immagini e le foto dell'album, cioè si vivono tutti quei momenti dal 2009 in poi fino a oggi. E credo che si sono fatti passi da gigante, tanto è vero che i premiati di oggi ne sono la testimonianza, no per carità, per quello che sono stati in passato, però si crede, penso che, ma tra altre cose il discorso della fiaccolata di ieri, c'è tanti bambini, tante scuole che sono partite dal Castagno e sono arrivate fino in chiesa, c'erano 5-6 istituti comprensivi tutte della zona qui. Quindi per noi è una cosa che ci teniamo tantissimo, questo premio, forse da un punto di vista culturale sicuramente più importante che l'amministrazione mia è riuscita a mettere in atto, e credo che possa in futuro continuare a ingigantirsi sempre di più e che possa essere veramente riportato in tutto il mondo, il nostro albero come albero messaggero di pace. Quindi io passo la mano per saluto, intanto vi ringrazio tutto, ringrazio sempre Nellina Dizzone per la sua fattiva collaborazione con l'amministrazione, e quindi un grazie a tutti voi e tutti coloro che hanno collaborato, e l'auspicio che si possa fare sempre meglio per i prossimi anni. Grazie. Passo la parola all'assessore Torise, che è lui che ha curato in prima persona tutte le fasi dell'organizzazione, e sicuramente vuole dare un saluto. Buongiorno a tutti, anch'io do il benvenuto a tutti gli ospiti, e in particolar modo agli ospiti graditissimi che oggi riceveranno per noi questo prestigioso premio. Siamo al 5° anno di questo riconoscimento, che per noi è stata una cosa molto importante, ma io dico per noi non soltanto Sant'Alfio, ma per tutto il territorio, perché il Castagno dei 100 Cavalli non è nostro, ma è del territorio. E beh, cosa dire, visto che ormai questa amministrazione si accinge a fine mandato, io vorrei ringraziare tutti per l'organizzazione di questo evento, a partire dai dipendenti comunali e per arrivare anche ai volontari che ogni anno ci hanno dato una mano. E un grazie particolare va sicuramente al Club UNESCO di Acireale, rappresentato degnamente dalla professoressa Nellina Ardizzoni, che come sempre ci sprona ogni anno e partecipa attivamente all'organizzazione di questo evento. Ieri abbiamo avuto la partecipazione delle scuole e sono stati davvero tanti ragazzi, c'era la chiesa
piena, e questa è stata una cosa molto, ma molto bella. Oggi invece è il momento, diciamo, riservato ai grandi, e l'evento culturale che vuole proprio premiare quelle persone che hanno dato un loro impegno e un contributo per la società, per l'altruismo. Io lo dicevo ieri ai ragazzi, secondo me ieri è stato molto bello vedere quei ragazzi, sentire proprio i pensieri, che forse il momento più bello, ne parlavamo col professore Cescatti pure, è stato proprio sentire l'espressione di quei bambini che in maniera molto spontanea hanno scritto quei pensieri sulla pace. Io spero che al di là di tutto questa manifestazione possa dare due segnali importanti. Il primo è il rispetto proprio per la natura, nel quale l'albero poi rappresenta un'espressione della magnificenza della natura, cioè 4.000 anni di storia rappresentati da un albero, quindi il rispetto per ciò che madre natura e il nostro Signore ci dà. E il secondo proprio legato alla pace, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che si impegnano e che lottano proprio per la pace, ma non soltanto pace intesa come l'opposto della guerra, ma pace proprio, pace interiore, rispetto verso l'altro, verso i nostri simili. E non si poteva non partire dalle scuole. Oggi, premiando queste persone, proprio vogliamo anche qui proprio mettere in luce le persone che danno un contributo alla società e all'altruismo. Mettiamo da parte un messaggio, penso, fondamentale che vogliamo dare è questo: mettiamo da parte l'ipocrisia, mettiamo da parte l'egoismo, ma cerchiamo di imitare le persone che giorno dopo giorno si impegnano invece per l'altruismo e che fanno qualcosa per l'altro, perché sempre di più ne abbiamo bisogno, soprattutto in un periodo storico in cui certi valori vanno quasi a tramontare. Quindi vogliamo proprio che tutti si impegnino e ognuno di noi dia un contributo e imiti le persone che si impegnano per gli altri. Io non voglio dire altro, passo la parola alla professoressa, e poi il nostro piacere è sentire proprio queste persone che possono darci un contributo, perché preferisco ascoltare che parlare, proprio per apprendere qualcosa in più. Grazie ancora e passo la parola. Grazie Assessore, porgo il mio saluto personale, quello del Club UNESCO di Acireale, agli intervenuti e ai nostri illustri ospiti. Oggi è per noi un onore avere delle personalità che si sono spese e si spendono quotidianamente per dei valori che rendono illustre il nostro territorio, sia a livello locale, sia anche a livello nazionale ed internazionale. Il premio Sant'Alfio Fonte di Pace è legato al riconoscimento UNESCO dato al Castagno dei 100 Cavalli, però come tutti i riconoscimenti che vengono dati dall'UNESCO è importante lavorare intorno al riconoscimento affinché si sviluppino e si creino delle azioni di promozione culturale del territorio, di coinvolgimento di generazioni diverse. Bisogna lavorare sulla formazione, sulla cultura e sulla conoscenza, e noi di anno in anno ospitiamo queste illustri figure che costituiscono un fiore all'occhiello per la manifestazione, e devo dire che ha riscosso questa quinta edizione un notevole consenso da parte sia delle giovani generazioni sia anche delle generazioni adulte, che effettivamente collaborano, contribuiscono a diffondere i valori non solo della pace ma anche del rispetto dei diritti umani, perché proprio la Carta dei diritti umani è quella fondamentale. Si parla addirittura di Vangelo del terzo millennio, perché bisogna partire dal rispetto della persona e da ciò che essa costituisce in quanto tale in tutte le sue fasi di vita.
vita, dal momento della nascita, ecco, fino all'età adulta, matura, quando raggiunge la saggezza. Io ringrazio l'amministrazione di Sant'Alfio perché ha sostenuto le attività del Club UNESCO di Acireale e ringrazio i funzionari del Comune di Sant'Alfio che hanno collaborato con il Club UNESCO di Acireale attivamente, in modo particolare ecco, la dottoressa Letizia Ricciardello, la dottoressa Letizia Nicotra e anche Nunzia Scivio che ha curato i rapporti con le scuole. Ringrazio anche ecco, per la sua partecipazione il presidente del Consiglio Comunale Alfio La Spina. E ecco, al tempo stesso porgo i saluti di Fulvio Viesi dell'Associazione Tutela Maroni di Castione che è dovuto partire, di Pierpaolo Perazzolli, nonché anche del maresciallo di zona Polisano che per impegni istituzionali a Roma oggi non è qui presente. Invito al tempo stesso il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari di Giarre a porgere il suo saluto e lo ringrazio vivamente perché ecco, sono oggi qui presenti gli allievi del liceo classico che si esibiranno, sono dei giovani talenti che si dedicano oltre allo studio delle materie curriculari anche ad un'altra splendida disciplina quale appunto la musica ed il canto. Ecco, invito il dirigente a porgere il suo saluto, grazie. Allora, buongiorno a tutti, anch'io come l'assessore porgo semplicemente i saluti della mia istituzione scolastica a tutti gli intervenuti. Anch'io sono desideroso di ascoltare gli illustri ospiti che noi abbiamo qui, perché già li conosco in parte perché il professore Vecchio è un ex allievo della Mari e quindi proprio stamattina parlavamo della nostra scuola. La professoressa Tornali ha già partecipato ad un incontro con i miei ragazzi qualche mese fa e ho avuto il pregio e l'onore di averla come ospite e si è fatta molto apprezzare per il suo intervento dai ragazzi della Mari. Il rabbino capo che ho avuto modo di conoscere proprio il 27 gennaio a Catania durante un incontro con il figlio di Giorgio Perlasca e quindi ho avuto modo di apprezzare il suo impegno per la pace e il professore Cescatti che è anche un amico e da qualche tempo ci conosciamo, ho avuto modo di apprezzare anche fino a ieri sera le sue poesie che sono veramente molto, molto anche trasmettono dei sentimenti molto significativi e quindi passo subito la parola alla professoressa Dizzone, volevo soltanto portare il saluto dell'Istituto Superiore Michele Amari e come ha detto la professoressa Dizzone alla fine di questo incontro i miei ragazzi vorranno semplicemente dire grazie all'amministrazione e agli intervenuti con un piccolo concerto che hanno organizzato dal mese di ottobre tra le altre cose perché avevamo già in mente di riservare l'esibizione finale proprio per questo mese di maggio a conclusione dell'attività riservata al Castagno dei 100 Cavalli. Quindi grazie a tutti e passo la parola alla professoressa Dizzone. Premiazione e daremo del tempo, ecco, da 5 a 10 minuti ai nostri premiati per un indirizzo di saluto. Ecco, ed è un momento ogni volta che ci emoziona tanto. Nel quinto anniversario del riconoscimento UNESCO, Castagno dei 100 Cavalli, monumento messaggero di pace nel mondo, al professore Vinicio Cescatti viene conferito il premio Sant'Alfio Fonte di Pace
quale onorificenza per avere devoluto l'intero ricavato delle sue pregevoli raccolte di poesie per svariate attività benefiche, esempio un dormitorio femminile in Uganda, il progetto Acqua non inquinata in Etiopia e corsi di inglese per il centro fondato da Madre Teresa di Calcutta. Consegna il premio il sindaco Salvatore Russo. Grazie mille al Sindaco, grazie mille a tutti, all'attenzione che vorrete dedicare per minuti. Sarò telegrafico per due ragioni, uno perché il tempo è prezioso e due perché sono emozionato. Ecco, e dover parlare di se stessi è sempre un po' difficile, anche pensando che quello che è stato fatto, come dire, a fin di bene, e pensando che un lato positivo del proprio carattere, delle proprie capacità, è andato a contribuire a sollevare stati di indigenza, povertà, eccetera, in giro per il mondo. Ecco, e parlando in maniera, appunto, come dicevo, estremamente telegrafica, rapida, mi sento di dire questo, semplicemente questo. Ho affrontato la poesia ai tempi dell'università, laureandomi in lingue e letterature, per cui è anche ovvio affrontare la poesia. Da grandicello ho riaffrontato il mondo della poesia e ne ho scoperto il valore immenso, posso dire anche terapeutico. Stavo male a 40 anni, avevo uno di quei mali che spesso portano giù o su, e credo che la lettura di migliaia di poesie mi abbia fatto del bene, forse più di medicine prese. Questo è stato, come dire, sconvolgente, scioccante per l'anima, lo spirito, oltre che per il corpo. E lì è scattato in me la voglia di incominciare a fare qualcosa approfittando di questo piccolo dono. E ho scritto 5 libri, il primo del quale il ricavato delle vendite, del primo del quale è stato integralmente dato alla lotta per i tumori. Poi il secondo, come diceva Nellina, è stato venduto e il ricavato è andato alla costruzione di un dormitorio femminile nel nord dell'Uganda, posto che ho visitato, dove ho scoperto che solo i maschi andavano a scuola. Le ragazze non ci andavano, andavano pochissime. Perché? Perché i maschi sono di serie A e le ragazze di serie B, diciamo così. E allora mi sono detto, io padre di una figlia che adesso ha 32 anni, se fossimo vissuti lì, mia figlia sarebbe stata, scusate, tira su cacchette di galline attorno alle capanne. È scattato un, come dire, un po' di orgoglio, ho detto, ma io posso fare qualcosa. E nel giro di un anno hanno fatto un dormitorio femminile e avanti così per altre due, tre esperienze in Africa. Amavo moltissimo una persona che non conoscevo ovviamente, Madre Teresa di Calcutta, e ho deciso di darle una mano. E l'unica, una delle cose che sapevo fare, che so ancora fare, è quella di insegnare inglese. Questa è la professione che ho fatto, e ho fatto un voto quando ero in notevole difficoltà, come accennavo prima. Ho deciso di promettere il buon Dio a me stesso che avrei dato una mano a Madre Teresa di Calcutta se avessi avuto modo di cavarmela, di sopravvivere a questo. Eccomi qua dopo 20 anni, è andata bene. Ho fatto un corso di inglese all'anno e il ricavato è andato per 10 anni a Madre Teresa di Calcutta. Tutto qui, ecco, volevo dire, ero un po' imbarazzato perché
sembra che sia qui io a parlare bene di me stesso, sono modeste gocce nell'oceano, non ho fatto null'altro che seguire il corazon, come dicono gli spagnoli. Ecco, questo è quello che ho fatto, e questo che è quello che invito me stesso ancora a fare in futuro, e augurando a tutti voi di innamorarvi un po' del mondo della poesia, fa bene come le medicine, riprendo il paragone che dicevo prima. Se volete qualche dettaglio in più, sono qui, se volete vi do qualche, come dire, biglietto da visita dove c'è il sito, eccetera, eccetera, se volete vi regalo qualche poesia che ho messo in una, su carta che ho là. Ecco, questo è tutto, molto semplicemente. Grazie mille per l'attenzione. Grazie. Nel quinto anniversario del riconoscimento UNESCO Castagno dei 100 Cavalli, monumento messaggero di pace nel mondo, al professore Stefano Di Mauro, rabbino capo di Sicilia, viene conferito il premio Sant'Alfio Fonte di Pace quale onorificenza, perché dopo 520 anni ha fatto rinascere l'ebraismo e ha reso la Sicilia isola pilota, protagonista nel recupero dei valori della pace e dei diritti umani. Consegna il premio l'assessore Torrisi. Grazie. Shalom a tutti, è un piacere essere qui, ovviamente ringrazio gli organizzatori. Certamente quello che mi sta al cuore è la parola, che non è soltanto una parola, ma che significa molto di più, shalom. Shalom non significa soltanto pace, significa un'attitudine mentale che vuole augurare che la persona sia completa, che sia in buona salute, che sia in pace, che sia tranquilla, che viva in serenità. Questo è il programma praticamente della mia persona e che lo è stato per tanti anni. Spero di poterlo fare per ancora qualche anno. Ora, il punto principale che voglio dire è che la pace non si costituisce da sola, non si arriva alla pace vincendo delle battaglie o delle guerre. La pace si raggiunge quando si comincia a essere noi stessi dentro in pace, in serenità, in tranquillità, con la capacità di vedersi come una persona che protende a questo, non soltanto con il cuore ma anche con l'intelletto. Quindi è un momento che comincia con noi, con ciascuno di noi, con ognuno di noi. Non è qualcosa che può cominciare all'esterno di noi, deve cominciare con noi, e quindi essere portatore di pace nella famiglia, e queste famiglie possono portare pace nella società, la società nella nazione e nel mondo. Soltanto così si può cambiare effettivamente quella, avere quella opportunità di avere un mondo migliore. Non mai potremo avere un mondo migliore se nelle nostre scuole ci si allena all'odio, si fa un training di contro delle razze particolari o contro un popolo speciale che si vuole distruggere, eccetera. Tutto quello che dobbiamo invece fare certamente non è soltanto nelle scuole, ma è nelle famiglie. Quindi per questo dicevo, comincia da noi. Quando noi riusciamo a fare questo, veramente saremo portatori di pace. Ora, tutta la vita in cui noi viviamo, la nostra professione o meno, dobbiamo portare questo senso di pace, di serenità e tranquillità, di aiuto spirituale, psicologico alle persone che ci stanno accanto, e a maggior ragione perché al nostro primo prossimo che è con noi, che è nella nostra famiglia, che sono i nostri figli, eccetera.
Quindi bisogna avere questa delicatezza, questa capacità di introspezione che non facciamo forse mai o poco volte, ma dobbiamo sforzarci di superare i nostri egoismi per cercare di effettivamente di porgere una mano al prossimo che ci sta davanti e che ha sempre in qualche modo bisogno di noi, perché tutti quanti nella terra siamo complementari l'uno all'altro. Quindi con questo pensiero io vi saluto e spero che anche con voi, con tutti voi, ci possa essere shalom. Tanti egoismi e tante separazioni. Grazie, grazie. Sì, sì, ve li consegniamo di nuovo dopo. Continuiamo la cerimonia. Nel quinto anniversario del riconoscimento UNESCO, Castagno dei 100 Cavalli, monumento messaggero di pace nel mondo, alla professoressa Cristina Tornali viene conferito il premio Sant'Alfio Fonte di Pace, quale onorificenza perché ispiratrice del premio Virdi Mura, medico ebrea catanese, prima donna medico al mondo nel 1376, e in modo particolare per gli studi condotti sulla prima donna medico del Medioevo siciliano. Consegna il premio il sindaco Salvatore Russo. Simbolico della mano, il segno della pace. Vedete, questa è una parola che nel nostro dizionario simbolico può voler dire tante cose e può a volte non dir nulla. Io, un po' per spezzare il tono, un po' anche scherzosamente, vorrei un po' raccontarvi quella barzellettina che si dice spesso sul famoso Pierino. Dice il professore di matematica, Pierino dice, qual è quella figura che ha tanti punti che non si incrociano mai? E Pierino dice, ma la circonferenza della pace. Questo cosa vuol dire? Spesso la pace è fatta di tante piccole cose, a volte non si incrociano, però lavorano tutte insieme. Io sono molto emozionata e veramente con grande umiltà che sono qui, ognuno di noi è un piccolo puntino, io tale mi ritengo, anche le stelle sono piccoli puntini. Io esordisco anche con questa espressione poetica, ho apprezzato molto il professore Vinicio, sono anche un po' una sua collega da questo punto di vista. Ma veniamo a chi era Virdi Mura. E beh, vedete, a Virdi Mura io sono arrivata attraverso dei moti d'anima più che di studio. E anche io, come il professore Vinicio, ebbi un'esperienza nella vita, una di quelle che ti cambiano la vita, drammatica. Nel 2003 ebbi un incidente stradale grave, fui in coma, ma sono qui e ringrazio sempre chi sta sopra di me per questo. Da quel momento in poi sono stata fra i fondatori dell'Associazione Italiana di Lotta alla Neurodisabilità, che porto avanti a tutt'oggi. Nell'ambito di questi approfondimenti sono anche medico e anche riabilitatore, e ho incontrato questa figura negli archivi di Stato di Palermo, perché la dottoressa Virdi Mura ebbe una laurea ufficiale, questo grazie, diciamo, alla nostra storia siciliana,
che nel 1376 Federico II, grazie alle leggi già promulgate prima dal 1224 in poi, fece in modo che anche le donne, previa una commissione istituita di fisici e di medici, potessero avvalersi di un vero e proprio titolo ufficiale, cioè proprio un esame di Stato con una commissione regia. Ma vedete, nella leggere la laurea della Virtimura c'è scritto questo, che ella si distinse per l'attività nei confronti proprio dei poveri e dei disabili. E questa io ho trovato una figura eccezionale che è servita sicuramente da monito, è servita da esempio e anche da esempio storico per i nostri ragazzi e per la nostra coscienza siciliana, perché spesso si parla del fatto che la nostra cultura in riferimento agli aspetti anglosassoni, come se noi fossimo sempre succubi di un'altra cultura superiore, di un'altra cultura, e beh, del resto i vincitori delle guerre scrivono spesso la storia pro domo propria, ebbene noi in Sicilia possiamo quantomeno avere questo vanto, ma che non sia solo un vanto, che sia un monito soprattutto a tutti noi e anche un fiore per i nostri figli. Io vi ringrazio e grazie ancora a tutti. Grazie da parte nostra ancora alla dottoressa Bernardi. Bene, continuiamo con l'assegnazione del quarto riconoscimento. Nel quinto anniversario del riconoscimento UNESCO, Castagno dei 100 Cavalli, monumento messaggero di pace nel mondo, al professore Ignazio Vecchio, docente di storia della medicina per il corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Catania e responsabile dei centri URE Shalom, viene conferito il premio Sant'Alfio Fonte di Pace quale onorificenza per l'impegno e la dedizione profusi sia nella costituzione del Centro Sefardico Siciliano sia nella creazione del libro degli Amici di Israele e della Pace. Consegna il premio il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari di Giarre, professore Giovanni Lutri, nonché esponente del Consiglio Direttivo del Club UNESCO di Acireale. Grazie a tutti e mi sento a casa mia. Io mi sento a casa mia là dove l'umanità e l'intelligenza si coniugano in un traguardo, quello di migliorare l'uomo. L'uomo non migliora con le medaglie, le targhe, i conti in banca. Servono, possono compiacere ogni essere umano. L'uomo, l'essere umano, migliora quando fa qualcosa umilmente, con spirito di servizio, affinché rimanga un segno pedagogico per il futuro, che il futuro è sempre dei giovani.